Ciao amici di Prepper.it, oggi andiamo a parlare di radio. Non sarà un video dedicato a radiomotori o persone particolarmente appassionate di questi fantastici strumenti, ma andiamo a vedere semplicemente un ricevitore, tutto quello che può fare per noi. Allora, radio. Sapete benissimo che sono lo strumento principale per la comunicazione a lunga distanza, adottato da molti prepper, soprattutto quando si prendono in considerazione tutte quelle situazioni in cui la rete telefonica o altri mezzi di comunicazione più convenzionali, più normali, ci hanno abbandonato. Quindi dobbiamo ripiegare su qualche cosa su cui siamo completamente autonomi. La radio è perfetta in questo. Basta il nostro strumento, una fonte di energia che può essere anche alimentata solare, siamo in grado di comunicare anche a molti chilometri di distanza. Però per utilizzare radio di questo tipo è necessario dotarsi di un patentino e molto spesso questo, diciamo, sblocca o comunque allontana molti neofiti. Tuttavia, la radio può continuare ad essere un validissimo strumento, nel senso che magari non abbiamo la sempre necessità di trasmettere, ma potremmo accontentarci o comunque potremmo essere nella condizione in cui preferiamo ricevere informazioni. Quindi molto meglio se, ad esempio, se è una radio piccola, se è una radio portatile, se è una radio che ci permette di ascoltare quante più bande possibili, avere notizie che ci arrivano anche da posti molto lontani e ci permettono di affrontare quella situazione di emergenza con delle informazioni in più. Oggi vado quindi a presentarvi questa, che è semplicemente un ricevitore normale che assomiglia molto a quelle radio degli Umarell quando vanno in giro la domenica con la moglie sotto braccio che ascoltano con le partite. In realtà, anche se ha questo look un po' vintage, è un ricevitore a ampia banda, vuol dire che può ricevere sia la normale banda FM che le onde medie che le onde corte. E cosa vuol dire questo? Che non andiamo a sentire semplicemente le stazioni radio, quelle dell'autoradio, dello stereo di casa. Andiamo a sentire anche delle gamme, delle frequenze diverse che spesso sono utilizzate addirittura per le comunicazioni a grandissima distanza. Stiamo parlando di migliaia di chilometri, poi è possibile sentire radio che vengono anche dall'estero, da paesi molto, molto lontani. Questo specifico modello di radio è abbastanza economica ma abbastanza versatile. Diciamo che rimane una radio, diciamo, di fascia media, un ricevitore serio, può arrivare a costare 4, da 4 a 6 volte tanto. È estremamente versatile anche per la vita di tutti i giorni, banalmente per avere notizie diverse da fonti diverse. Non è poi tanto più grande di un cellulare, un po' più spessa, ma può quindi tranquillamente stare in tasca. In uno zaino ci sta benissimo, in una bob ci sta benissimo, ancora meglio addirittura per una bug out location. Quindi è sicuramente uno strumento che vale la pena avere. Il costo è quindi tutto sommato contenuto, le possibilità che ci dà ci sono, e comincia ad aprire anche un po' la curiosità a vedere che cos'è il mondo delle radio e che cosa ci può portare anche da paesi diversi. Il consumo energetico è ridottissimo. Il vantaggio fondamentale è che tramite la presa USB ha la possibilità di ricaricare eventualmente delle batterie al nickel metal idrato. Uno dei motivi per cui ho preferito questo modello rispetto ad altri è la quantità di accessori che mette in disposizione già direttamente con il pacchetto base. Quindi abbiamo già le cuffie, abbiamo già la prolunga dell'antenna normale, abbiamo già l'antenna filare esterna, oltretutto un'antenna di quasi 7 metri. Può essere un ottimo modo per fare il primo passo nel mondo delle radio. Intuirete che ci sono delle possibilità
enormi dietro questi strumenti, e quindi magari qualcuno potrebbe essere anche invogliato a studiare un po' e fare il patentino, cosa che è fondamentale e vi dà un sacco di informazioni, di capacità in più e quindi di possibilità in più. Bene, per adesso è tutto, buon radioascolto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!